Buongiorno cari amici di Tutti a Tavola con la Dani. Oggi preparerò una crostata di mele. Dai, seguitemi. Vado. Utilizzeremo 250 g di farina 00. Poi utilizzeremo 50 g di zucchero, 100 g di burro. Cinquanta, 100 g di burro. Se scende, se scende, perché non deve essere molto caldo, deve essere appena tolto dal frigo, fatto a pezzettini in modo tale che si faccia prima comporlo. Ok, e 50 g di acqua fredda. Quindi preparerò una frolla e la metterò in frigo per almeno un'oretta. Impasto velocemente il tutto fino a formare un panetto e poi lo metto in frigo. Ok, ecco pronto il mio panetto, lo schiaccio un po', lo metto dentro un po' di velina, lo chiudo. Adesso aspettiamo un'ora che sia pronto in frigo. Intanto che aspetto che sia pronta la frolla in frigorifero, taglierò, dopo averle sbucciate, 5 mele, le metterò in un contenitore con il succo di un limone intero, con 50 g di zucchero, con della cannella in polvere. Dopodiché li lascerò una mezz'oretta circa, mezz'ora, 40 minuti a macerare il tutto. Cioè. Ho tolto la frolla dal frigorifero, ne ho ricavato un pezzetto più grande da stendere e il più piccolo l'ho rimesso nella carta velina. Sovrappongo a questa carta da forno un'altra carta da forno, dopodiché passo il mattarello e faccio la forma della tortiera. Dopo aver steso tra i due fogli appunto di carta forno la pasta frolla, prendo la mia pasta,
e la metto l'adagio sulla tortiera. Ritaglio l'eccesso o lo chiudo all'interno della torta una volta messe le mele. Ok, lo sistemiamo bene, mettiamo le mele all'interno, lo chiudiamo e poi stendiamo anche la frolla rimanente. Adesso chiudo bene i lembi. Poi prenderò l'altra frolla e l'avvolgo prima di mettere in forno. Poi prima di mettere in forno con il pennello metterò sopra un po' di latte e dello zucchero di canna. Cerchiamo di far combaciare. Nel frattempo ho scaldato il forno a 180 gradi, in forno per circa 45 minuti o comunque quando è bella dorata. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ecco la mia frolla, la mia maxi frolla di mele.